Ed eccoci, quindi Sardegna avamposto di innovazione, l'importanza di fare ecosistema e l'attrattività del territorio come capitale umano, come capitale economico. Vorrei parlarne con il prossimo ospite e con grande piacere che è con noi allo Startup Italia Open Summit Summer Edition, Alessandra Todde, sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. Mi fa sempre veramente piacere essere vostra ospite. Grazie. Grazie, grazie a lei, Todde. Oggi noi faremo un viaggio nella Sardegna che innova, ma sarà un viaggio anche un po' in giro per il mondo, perché questo racconto dell'innovazione è un racconto di fatto globale. Quali azioni e quali politiche state portando avanti sul fronte innovazione e quindi l'imprenditorialità da un punto di vista innovativo per il paese e soprattutto con un focus per la Sardegna? Allora, la cosa che è importante da ricordare è che se in questo momento forse l'innovazione è il punto cruciale di ripartenza. Noi siamo in un contesto in cui questa situazione di crisi ha fatto vedere come sia necessario cambiare molti modelli, quindi, ma non solo modelli come dire, di impresa, ma modelli di marketing, modelli di rapporto con i clienti, modelli di lavoro. L'abbiamo visto anche con il tema dello smart working. Quindi ci sono tematiche che anche per aziende tradizionali sono sempre state molto distanti, molto lontane, che adesso prepotentemente ritornano alla ribalta perché, come dire, sono necessarie da trattare perché, sono quelle che poi garantiscono competitività. Quindi quello che stiamo cercando di fare come Ministero dello Sviluppo Economico ha due, se volete, corsie. Una è quella di supportare le aziende tradizionali in questo tipo di cambiamento, che comunque devono, come dire, in qualche modo sostenere, perché altrimenti il prezzo da pagare è uscire dal mercato e quindi scomparire. D'altra parte, invece, anche sostenere e far crescere le start-up e quindi creare ecosistemi di cui parlava Carlo Mannoni prima, per fare in modo che queste aziende che si affacciano al mercato non siano delle meteore, non siano delle entità uniche, ma possano trovare substrato, possano trovare collaborazioni, possano trovare come dire, un motore di crescita. Per la mia esperienza precedente, non diciamo quella da sottosegretario, ho conosciuto il mondo dell'innovazione da vicino. E una delle cose che ho capito frequentando anche molto gli Stati Uniti, io ho visitato, cioè stata molti anni in Florida e non in Silicon Valley, ma anche in Florida c'è un sistema dovuto alla Space Coast che è molto attivo e molto funzionante. Ecco, uno dei motivi per cui queste regioni funzionano molto bene perché esiste un distretto, esiste una modalità di interazione delle aziende in cui un'idea viene scambiata, viene passata, viene condivisa e quindi poi alla fine si mette a terra e si riesce a portare, a far crescere con degli strumenti che sono rodati, che sono ormai, come dire, normali. Ecco, la Sardegna da questo punto di vista si presta moltissimo a questo tipo di programma, sia perché in questi anni comunque si è investito anche sulla sua infrastrutturazione digitale, sulla sua infrastrutturazione che lentamente sta in qualche modo raggiungendo quantomeno il resto dell'Italia. Questo che tipo di vantaggio dà? Dà il vantaggio che è ovviamente un territorio dove la tecnologia ha sempre avuto, l'ha ricordato prima anche il presidente Cabras, sicuramente una parte evocativa e ha delle ottime università, ha dei centri di ricerca che comunque interagiscono tra loro e quindi c'è la possibilità da una parte di utilizzare le piccole aziende che si affacciano sul mercato come acceleratori per le aziende che esistono. Uno dei compiti che mi sono data per la Sardegna come sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico è proprio quello di rilanciare le aree industriali, perché le aree industriali sarde che sono ferme da moltissimo tempo hanno un problema che non sono infrastrutturate, non sono infrastrutturate digitalmente, non sono infrastrutturate dal punto di vista anche logistico e quindi produrre in Sardegna ha delle problematiche che sono legate al costo dell'energia, che sono legate alla logistica, che sono legate al fatto ovviamente di scontare l'insularità, che la tecnologia può abbattere in maniera radicale. Quindi ho visto degli esempi di aziende che, pur essendo in zone che non erano particolarmente vantaggiose da questo punto di vista, hanno sviluppato dei modelli talmente competitivi da essere quasi nei migliori nel loro campo. Penso per esempio alla Bekaert che è a Macchiareddu, che è uno stabilimento modello. Quindi è la dimostrazione che
che queste cose si possono fare anche nell'industria tradizionale, e quindi la tecnologia e l'innovazione può aiutare a come dire, accelerare. Cosa possiamo fare noi? Ovviamente per le startup utilizzare tutto il meccanismo di incentivi che è stato messo in piedi anche con il decreto rilancio e che chiaramente ha dei fondi dedicati per le startup e per voglio dire, per le aziende che si affacciano sul mercato, continuare ad utilizzare gli strumenti di Industria 4.0, che comunque sono stati gli strumenti di successo che hanno accompagnato la trasformazione, come dire, delle aziende. Per quanto mi riguarda direttamente, sviluppare un programma che si chiama Smarter Italy, che si occupa di Smart Cities, che lavora con le amministrazioni locali che stanno sperimentando il 5G. Perché una delle cose che ho imparato, essendo imprenditore, è che molto spesso non si ha la consapevolezza dei bisogni, e quindi anche le amministrazioni locali, i bisogni vanno insegnati, gli va fatto percepire il futuro, gli va fatto capire che ci possono essere delle cose che anche loro possono fare, insomma tutto sommato non sono tanto lontane, per poi invece appaltare al privato la possibilità di poterle realizzare, quindi lavorare sui distretti, sulle filiere in questo senso. Grazie sottosegretario, noi riprenderemo questi temi. Io non posso non fare una domanda, perché usciamo da una settimana importante, secondo alcuni analisti storica per l'Italia e per l'Europa. L'impatto anche di quanto deciso poche ore fa dal presidente Conte anche sul fronte della digitalizzazione e dell'innovazione, se ci dà un flash, una sua lettura su quanto avvenuto e su quanto si potrà riverberare sul fronte innovazione. Il fatto di aver portato un risultato così importante dalla trattativa europea è qualcosa che ci deve spingere ad essere progettuali. Il tema a questo punto non è avere i soldi da spendere, ma avere dei buoni progetti su cui spendere questi soldi. E devono essere progetti che portano avanti quelle che sono le tematiche che abbiamo condiviso con l'Unione Europea, quindi economia circolare piuttosto che tecnologia. La digitalizzazione di per sé è qualcosa che permette a un'entità in campo che vuole essere competitiva e vuole stare sul mercato di ampliare il proprio mercato, di in qualche modo essere, come dire, essere presente anche in contesti dove normalmente non lo sarebbe. Quindi credo che questa spinta sia una spinta forte per modernizzare il paese. Noi dobbiamo assolutamente fare un salto di qualità da questo punto di vista, dobbiamo avere un paese moderno, competitivo, anche con una pubblica amministrazione che funzioni e che sia all'altezza. Quindi credo che questo programma debba servire di stimolo per realizzare questo tipo di obiettivi. Grazie sottosegretaria Todde, molti dei temi che ha anticipato li tratteremo in questa giornata, grazie del suo tempo, e noi andiamo avanti con la nostra scaletta, con il nostro talk successivo che riprende il tema del distretto, dell'innovazione reticolare e anche della progettualità, oltre che degli investimenti di capitale economico, oltre che capitale umano. Vorrei chiamare per il prossimo talk i nostri ospiti, e quindi vorrei coinvolgere Maria Assunta Serra, commissario straordinario Sardegna Ricerche, Amedeo Giurazza di Vertis SGR, Giuseppe Cuccuresi, direttore generale del Banco di Sardegna, e Catiuscia Edda, assurance gruppo Abinsula. Benvenuti a voi tutti, e avete ascoltato le parole del sottosegretario Todde, che ringraziamo della partecipazione, e serviranno come riflessioni questi. Grazie ancora sottosegretario per essere stato con noi. Buon lavoro. E allora, una riflessione su cui mi affrontate, io vorrei partire subito con Maria Assunta Serra, commissario straordinario Sardegna Ricerche. Serra, si parla spesso, noi anche in questi giorni abbiamo parlato dell'emergenza sanitaria, che però è anche economica e sistemica. Innovazione, come può aiutare da un punto di vista anche di ammodernamento, di cambiamento, come diceva Todde, nel segno dei distretti? Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì? Grazie intanto per questo invito, mi fa molto piacere, ringrazio in particolar modo la Fondazione Sardegna perché ci ha voluto insieme a loro in questa trasmissione. Stiamo lavorando insieme per portare avanti tutta una serie di iniziative e per fare rete, perché è importante che tutte le istituzioni della Sardegna, le università, i centri di ricerca e le istituzioni anche private, insieme agli imprenditori, si mettano insieme. Che dire di questo periodo? Che cosa è successo in Sardegna, in particolar modo in questo periodo di lockdown, di pandemia? Beh, le imprese si sono fermate, ma sono stati fermi a casa, ma non sono stati fermi con tutte le loro iniziative e idee progettuali.
Tant'è che c'è stato un fermento molto interessante che noi abbiamo seguito e che abbiamo colto anche pubblicando il mese scorso un bando di microincentivi per vedere un pochino che risposta ci poteva essere in un momento come questo. Microincentivi legati a nuove idee progettuali, a nuove situazioni legate anche al post-Covid, quindi alla ripartenza. C'è stata una risposta molto interessante, tant'è che pensiamo anche di aumentare il budget che inizialmente era circa di 900.000 euro, adesso stiamo pensando proprio di fare una seconda tornata per aiutare tutti quelli che hanno presentato delle idee interessanti. Ma Sardegna Ricerche ha una sua storia di aiuto alle imprese. Dal 2013 è attivo uno sportello startup che aiuta, diciamo, che segue dall'idea, dalla prima bozza di idea progettuale, dall'idea innovativa, con contributi alle persone fisiche per sviluppare, per aiutare a sviluppare un'idea progettuale. Poi c'è tutto un supporto che si dà per aiutare lo sviluppo sino a scrivere un vero e proprio business plan, dove ci sono tutta una serie di contributi a fondo perduto che Sardegna Ricerche mette in atto con diversi bandi. E solo per dare delle cifre, siamo arrivati negli ultimi 3 anni a mettere sul campo quasi 20 milioni di euro, quindi con delle risposte sia a delle idee progettuali sino a, con contributi sino a 15.000 euro, poi dei voucher startup con contributi a fondo perduto sino a 90.000 euro a proposta, sino ad arrivare poi a contributi molto più interessanti sino a 600.000 euro per strutturare queste imprese, le startup che crescono e che vanno avanti in un processo di crescita molto interessante e innovativo. Grazie Ferra, io ritorno da lei tra pochissimo, nel secondo giro, perché ci ha fatto un quadro anche di investimenti, anche di costruzione e di accompagnamento, tutorship, come noi ogni tanto amiamo dire. Vorrei coinvolgere anche Amedeo Giurazza, CEO Vertis SGR, perché si parla anche con Serra di investimenti economici. Quanto conta oggi e qual è la fotografia, il termometro dell'investimento, del capitale economico e anche poi noi capiremo meglio con i prossimi ospiti anche del capitale umano per quanto riguarda la terra di Sardegna e quell'innovazione che dalla Sardegna poi si sposta in continente e nel resto del mondo. Giurazza. Bene, grazie. Anche io ringrazio sia Startup Italia che Fondazione Sardegna per l'invito. E premetto che Vertis è l'SGR che attraverso i suoi fondi ha investito in Sardegna più di chiunque altro. Noi abbiamo realizzato 9 operazioni in meno di 10 anni, investendo ben 13 milioni di euro, ma soprattutto abbiamo attratto, oltre ai nostri 13 milioni di euro, altri coinvestitori per oltre 12 milioni di euro. Quindi complessivamente abbiamo direttamente e indirettamente portato 25 milioni di euro in quasi 10 anni su 9 startup. Detto ciò, sulla domanda che mi ha fatto, diciamo, il Covid-19 ha sicuramente avuto un effetto dirompente, no? Perché ha penalizzato un po' tutti i settori e direi che pochi imprenditori sono usciti incolumi da questi 3-4 mesi di lockdown. Per gli investitori ciò ha rappresentato un enigma, diciamo, riguardo a come proteggere gli investimenti e quelli già realizzati e come identificare le nuove opportunità di investimento. Molto appunto differente rispetto a quello che è successo, a quello che era la vita di 4 mesi fa, e sono emersi ora, diciamo, nuovi settori di attività interessanti in cui investire o tenere sott'occhio a seguito del cambiamento dei comportamenti delle persone. Mi riferisco al lavoro, appunto, con il famoso smart working, ci sono gli spazi co-working, le piattaforme di video call, ormai tutti noi abbiamo scaricato 4-5 app per varie piattaforme e poter, come dire, confrontarsi e colloquiare con i nostri riferimenti lavorativi. L'allenamento, per esempio,
ormai ci sono palestre online, digital fitness, la socializzazione attraverso i social network, che erano attivi prima ma lo sono molto di più oggi, ma anche ormai molte famiglie hanno iniziato a utilizzare il food delivery, il wine delivery, gli acquisti e-commerce, lo shopping online, l'educazione dei figli attraverso un rilancio dell'e-learning e delle università telematiche, i nuovi medical device attraverso, diciamo, per la salute. Diciamo che il digitale ha avuto un grosso impatto in questi 4-5 mesi e si è capito che molte cose cambieranno anche per il futuro. Tra l'altro, più tardi andremo ad ascoltare con Zedda, con Abinsula, come poi il digitale trova spazio in regione, ma esce fuori dalla regione in un contesto globale. Vorrei però coinvolgere, grazie intanto Giulazza, Cucurese, Banco di Sardegna, perché il tema è anche, insomma, come diceva Giulazza, cosa ci ha insegnato questo tempo nuovo? Un uso più consapevole delle tecnologie digitali. Allora chiedo a Cucurese come... cosa ci ha insegnato dal suo osservatorio questo tempo nuovo, anche in termini di sostegno e possibile ancora investimento e vicinanza a chi fa startup e chi fa neoimpresa? A lei. Sì, buongiorno a tutti. Allora, intanto volevo riprendere quello che ha detto Maria Assunta Serra in base, sulla base del periodo di lockdown, no? In effetti, quello è stato un periodo, ahimè, se non arrivava era molto meglio, ma visto che c'è stato, chi ha voluto lo ha potuto anche utilizzare per riflettere e pensare cosa fare, no, immediatamente dopo alla riapertura, perché in effetti era evidente a tutti che quello che è successo avrebbe cambiato in molti casi il modo di posizionarsi sul mercato, no? E questo è servito non solo agli imprenditori, ma è servito alle istituzioni, è servito alle banche per andare a pensare, no, quale sarebbe stata e come sarebbe stata la riapertura, no? E in effetti quello di cui ci siamo resi conto subito, e questo lo dobbiamo dire, è che in effetti la disponibilità finanziaria che è stata, diciamo, stanziata a tutti i livelli, no, per affrontare questa crisi, sia la, diciamo, il contrasto immediato, ma soprattutto il post corona, è, direi, non ha precedenti. Non abbiamo mai visto, io ormai sono 40, ho superato i 40 anni di lavoro in questo settore, io vi dico la verità, io ho così tanti soldi in forme diverse messi a correre dalle varie istituzioni, non li ho mai visti. È evidente che il vero problema è quello che diceva Todde, no? Diceva bisogna utilizzarli molto bene. Ecco, perché un'occasione come questa, visto che ormai c'è, la dobbiamo utilizzare in senso positivo. Uh-huh. E i fondi, che in parte ci sono stati in tante occasioni, ma questa volta ci sono su tutti i versanti, credo che debbano essere messi a correre non solo o non tanto per mettere pezze alla situazione che si è creata, perché un po' di pezze le dobbiamo mettere, no? Perché sennò qui... dobbiamo anche mantenere una certa continuità su modelli di business che hanno una possibilità, riorganizzandosi, di ripartire, ma soprattutto dobbiamo pensare a quelle che erano già prima del Covid, le conoscevamo tutti, le carenze del nostro paese, della nostra isola, no? Perché onestamente, anche se non arrivava Colau, col gruppo degli esperti, cioè la lista della spesa di quello che ci sarebbe stato da fare lo sapevamo già qui in Sardegna, il problema trasporti, il problema energia, eccetera, c'è sempre stato, non è che l'abbiamo scoperto adesso abbiamo la possibilità una volta per tutte di fare le cosiddette grandi scelte, che non possono essere troppe, come tutte le grandi scelte devono essere poche ma mirate, no? Su quello che può veramente servire alla Sardegna, perché se ci continuiamo a intestardire di voler fare tutto, faremo tutto e male, come è successo un po' fino ad oggi, perché comunque abbiamo dei limiti in quanto isola e abbiamo dei vantaggi anche in quanto isola. Abbiamo poi delle caratteristiche particolari dovute dal segmento micro delle imprese, però dalla grande capacità dei nostri giovani, quindi ci sono tutta una serie di
aspetti positivi e negativi che oggi a questo punto dobbiamo riuscire a mettere a mettere. La interrompo qui, ma ritorno a lei e agli altri ospiti nel secondo giro, perché le chiederò e chiederò ai nostri ospiti anche qual è la vostra ricetta per ripartire, perché insomma lei ci ha fatto proprio un tuffo nella realtà, anche dura, nel senso che è un contesto difficile, ma allora come e dove ripartire per generare ancora innovazione? E sul fronte innovazione vorrei coinvolgere Katiuscia Zedda con Abinscula, realtà software per automobili, che è diventata colosso e che però mi ha colpito, insomma, anche Pinna quando aveva dichiarato in un paio di interviste all'ANSA, mi sembra, noi da qui non ci muoviamo, quindi il legame forte con il territorio e però poi la capacità di scalare i mercati. Raccontateci anche la vostra ricetta, e prima con Serra si diceva il lockdown non ha fermato, ma poi non ha fermato comunque la voglia di fare, quindi comunque si è fatto tanto. Quello che è successo in casa Abinscula, Katiuscia Zedda. Allora, grazie dell'invito per primo. Sì, noi siamo stati facilitati nel riorganizzarci. Abinscula nasce volendo stare nell'isola, il nome stesso lo dice, Abinscula vuol dire dall'isola. Siamo in un settore molto particolare, il mondo embedded, che viene fatto a Torino, a Monaco, a Detroit, e noi invece lo volevamo fare da Cagliari e da Sassari, per cui eravamo già preparati a lavorare a distanza. Per noi lo shoring è il quotidiano. Cioè, è un lavoro nato in tanti anni, creato da connessioni, essere pronti a prendere l'aereo ogni 3x2, non far sentire mai al cliente la distanza. Cioè, il cliente deve sentire che la Sardegna è dietro l'angolo, perché noi ci siamo sempre. Noi abbiamo clienti in Cina, per cui avviene che può succedere che la call venga fatta alle 6 del mattino italiane. Ma mai il cliente deve avere la percezione che noi ci siamo appena alzati, siamo in pigiama e stiamo prendendo il caffè. Una situazione che gli altri hanno vissuto adesso, perché adesso con lo smart working, col fatto che dovevamo tutti proteggerci nelle nostre case, siamo stati costretti a star fermi, ma stare attivi. E stare attivi più di prima. Noi abbiamo avuto... gli amministratori hanno deciso di non chiudere le aziende, per quanto anche noi abbiamo avuto dei rallentamenti, soprattutto nella parte di produzione. Una scelta personalmente trovo vincente, perché quando il cliente chiamava, quel cliente che non ti aveva mai chiamato, che tu avevi chiamato 100 volte, tu c'eri e c'era tutto il tuo team ad aiutarti, c'era tutto il tuo team, per cui l'offerta che normalmente esce in 2 settimane usciva in 1 settimana. Le riunioni erano all'ordine del giorno. Questa capacità di rispondere rapidamente a questo mercato che nessuno conosce, perché nessuno di noi sa come andrà domani il mercato. L'unica cosa che facciamo è ascoltiamo e rispondiamo rapidamente con idee, quindi essere preparati in anticipo. Non devi aspettare che la tecnologia, che il cliente ti chieda una tecnologia. La tecnologia la devi conoscere prima, perché devi essere tu a proporla al cliente. Ho segnato una frase della Tode che a me mi è piaciuta molto. Percepire il futuro. Le aziende devono far percepire il futuro agli altri. Aziende come Abinscula, che sono ben posizionate in Sardegna, proprio perché riescono a creare questa nuova immagine di futuro in questa cosiddetta isola del tesoro. In questa isola del tesoro. Zedda, le chiedo nel secondo giro, inizio da lei, poi vado agli altri ospiti. Noi stiamo cercando di tracciare anche l'identikit degli unbreakable, la generazione degli antifragili. Qual è una caratteristica? Noi vi consideriamo tali anche per l'innovazione che avete messo in campo. Una vostra caratteristica? Mi sembra di capire che si parta dall'ascolto del mercato, dei clienti. Allora, 2 cose. Sicuramente l'ascolto del cliente. L'ascolto del cliente è fondamentale. Non è una ricetta nuova. Tutti sanno che il cliente tu lo devi conoscere, ti deve apprezzare, deve fidarsi di te per quando soprattutto parli di innovazione. Un'altra caratteristica che secondo me ha caratterizzato gli Unbreakable in questo momento è l'essere poco ancorati alle vecchie idee ed essere pronti ad abbracciare le nuove, abbracciarle con ottimismo.
Mi spiego, uno degli slogan di Abinsola è "We design our future", noi vogliamo costruirci il futuro. Laddove il mondo ci diceva l'embedded non si fa in Sardegna, noi abbiamo deciso di dimostrare che si poteva fare in Sardegna. Chiaramente per dimostrarlo devi agire, devi ottenere risultati, devi lavorare forse un po' più degli altri. Questa è una cosa che bisogna sempre tenere in considerazione. Gli Unbreakable in questo momento, secondo me, sono coloro che non guardano al passato, ma nemmeno tanto troppo al futuro, guardano all'oggi, adesso sono qui, cosa devo fare per andare passo dopo passo verso questo futuro, che sarà diverso, cioè non, questo è innegabile. Il nostro mercato è diverso, se l'automotive tradizionale traballa, l'elettrico vola. Volkswagen è una continua richiesta, quindi attenzione, gli Unbreakable è chi vive questo momento, non troppo lontano, non troppo indietro. Grazie Zedda, quindi una vicinanza anche di medio termine, una lettura anche alla contingenza, all'oggi guardando il domani ravvicinato. Grazie per averci dato questa lettura. Io vorrei chiedere a Serra, a Giurazza e Cucurese nel secondo giro proprio le ricette che metterebbero in campo per ripartire dai vostri rispettivi osservatori, dalle vostre professionalità che compongono anche chi poi investe nell'innovazione. Riparto da Serra, poi Giurazza e Cucurese, abbiamo 10 minuti in totale, quindi diciamo 3 minuti a testa, a lei Serra l'apertura. In pillole, quello che oggi serve è che i nostri giovani sappiano intercettare i bisogni del futuro prossimo e essere in grado di avere anche una solida preparazione, perché per poter far questo bisogna avere anche delle basi per poter lavorare. E queste basi chiaramente si formano con la formazione universitaria e poi con la ricerca continua, e i ragazzi sanno che non sono soli, devono sapere che non sono soli e che ci sono una rete di operatori pubblici e privati che li possono sostenere in questi loro sogni per il futuro. Quindi direi che la ricetta è formazione e mente aperta, che non è più necessario nel prossimo futuro dire dove sei. I nostri giovani prima partivano, andavano a Milano, a Londra, cercavano delle grosse città dove potevano avere delle opportunità. Oggi non è più importante dove sei, ma cosa fai. E quindi coniugare il fare con una buona qualità della vita per i nostri giovani credo che sia una scommessa molto importante. Grazie Serra. Questo tema delle competenze e del cosa fai, non soltanto dove sei, lo riprenderemo anche con i rettori che ospiteremo nel corso della giornata, la professoressa Del Zompo, il professor Carpinelli e poi con Cao, sempre nello stesso panel dedicato alle competenze. Giurazza, a lei. Sì, diciamo che a mio avviso il principale meccanismo di attrazione di capitale umano ed economico è quello di creare consistenti incentivi fiscali di lungo periodo sia per i cervelli di rientro che per gli investitori, persone fisiche e istituzionali. Cioè, la cosa importante è che ci sia qualche incentivo che non sia un anno, sei mesi, due anni, ma che sia di lungo periodo e sia consistente, altrimenti non si riesce a creare una base continua nel tempo. In merito invece a quello che prima ha chiesto sugli Unbreakable, vorrei dire che gli start-up hanno una straordinaria velocità nell'adattarsi e nel cogliere le opportunità. Io ho notato che alcuni appunto fondatori di startup nel nostro portafoglio, che purtroppo dispongono di risorse limitate, come normale che tutte le startup hanno risorse limitate, sono pronti a ridefinire velocemente il loro modello di business, cosa che chiaramente nelle aziende più consolidate questo sicuramente è molto difficile che avvenga. È molto difficile che avvenga, quindi hanno patronato una possibilità in più di mettere in discussione. Interessante questo elemento. Grazie Giurazza. Cucurese, a lei. E poi abbiamo una domanda per Zedda che è arrivata nella nostra live chat, anzi ringraziamo chi ci sta seguendo in live streaming. A lei Cucurese. Sì, grazie. Sì, qui formule magiche non ce ne sono. Diciamo, basta guardare un po', guardarci dentro, ed è abbastanza semplice capire quali sono i nostri punti di forza e quali quelli di debolezza. Quindi io credo che noi dovremo investire molto di più di quello che abbiamo fatto oggi, no?
sulla formazione, sull'aspetto di competitività, sulla qualità del servizio, cioè creare le condizioni perché la Sardegna possa essere riconosciuta come una terra con un humus favorevole per aprirsi al mondo, per attirare gente, per attirare talenti, per attirare imprese. Queste condizioni ci sono perché ne abbiamo molte di aziende piccoline, e una l'abbiamo oggi qui presente, che però si sono internazionalizzate come testa, no? E però spesso e volentieri siamo più conosciuti all'estero che in Sardegna. Allora, qui dobbiamo fare uno sforzo, credo, importante di marketing. Oggi l'argomento è the shoring, no? Reshoring della Sardegna. Qui però, quando parliamo di queste cose, visto che la Sardegna, per il suo contesto produttivo, no, che è diverso da altre regioni, ma anche per la sua scarsa propensione mentale all'internazionalizzazione, non ha mai attuato la delocalizzazione produttiva vera come può aver fatto il Veneto o altre regioni. Per cui oggi quel problema lì di riportare a casa, no, i processi produttivi e quant'altro, la Sardegna non ce l'ha. Però ne ha un altro di problema, che noi dovremmo utilizzare questo aspetto per riportarci a casa un po' le mentalità, no, e le best practice che all'estero sono. Una di queste, ce lo dobbiamo dire, è la best practice sul turismo, che è uno dei nostri punti di forza, che in casa nostra ha ampi spazi di miglioramento. Quando poi parlo di qualità del servizio, mi riferisco un po' a 360 gradi, perché come sappiamo tutti, oggi il cliente, il turista, fa le scelte in base a come viene anche trattato, no? Io spesso e volentieri cerco di fare un distinguo, no, tra il significato di ospitalità e il significato di saper accogliere, che sono due cose ben diverse che invece in Sardegna spesso vengono confuse. Noi siamo una regione molto ospitale, ma a volte, specialmente nel turismo, non sappiamo accogliere. Allora qua, se facciamo formazione anche su questo aspetto, credo che veramente avremo delle grandi possibilità. Come dicevo, soldi a correre ce n'è in quantità. Grazie, grazie Cucurese. Sul tema esperienziale turistico avremo occasione di ritornarci nel corso della giornata con la regia. Proprio in chiusura abbiamo uno dei messaggi. Avete intrapreso, e lo rigiro ad Abinsula, avete intrapreso qualche iniziativa per potenziare lo smart working anche in vista dei turisti lavoratori? Ecco, quindi le azioni che avete intrapreso voi come azienda nel vostro polo, se non ricordo male, Sassarese, poi come vi siete organizzati? Allora, come azienda noi lo smart working già lo facevamo. Io ho lavorato 2 anni per Abinsula direttamente dalla Francia. Invece per le aziende o per le persone che vogliono venire in Sardegna e fare lo smart working dalla Sardegna, c'è il nostro spazio di co-working a Sassari, che si chiama Abinsula, scritto con la Hub, e quello è uno spazio dove non solo hai la cosiddetta scrivania, i servizi, la segreteria, cioè la portineria, eccetera, ma riesci anche a stare all'interno di tutto l'environment Abinsula, che vuol dire una cosa importante che almeno io ho vissuto durante lo smart working è e va tutto bene, però gli input della saletta caffè mancano. È inutile star lì a discuterci. Lo sguardo un po' più sicuro in certi momenti è necessario. Ogni tanto incontrarsi è veramente necessario. Io lavoro sull'internazionale, è veramente mancato. Abinsula come spazio di co-working dà anche questo, perché comunque non sono tante aziende isolate, ma sono tutte aziende molto più piccole o anche più grandi che vengono inglobate nell'ombrello o famiglia Abinsula. Grazie, grazie Catiuscia Zedda per Abinsula. Io ringrazio Maria Assunta Serra, commissario straordinario Sardegna Ricerche, Amedeo Giurazza, CEO di Vertis SGR, e Giuseppe Cucurese, direttore generale del Banco di Sardegna. Grazie per essere stati con noi e a presto. Grazie per aver dialogato in nostra compagnia.